Buonasera, mister. È Buonasera. d'accordo nell'affermare che, a differenza delle precedenti partite, è venuto meno un pizzico di precisione nei passaggi e in fase difensiva, specie sui calci d'angolo? Sì, potevamo essere più precisi, però poi credo che la partita non ha preso una buona piega, perché sia nel primo che nel secondo tempo stavamo giocando e abbiamo preso gol in quei momenti lì. Eravamo stati bravi a rimetterla in piedi col gol del pari dopo un forcing lungo di tante azioni, e poi però questo gol è da distante con l'assistente che ha segnalato fuori gioco, perché c'erano due giocatori che costruivano la visuale all'anni, chiaramente ha spostato tutto quello che era l'equilibrio della partita. Un'occasione persa per dare un segnale importante al campionato. Cambio Zigoni-Gonzalez fermato. Come mai? Cambio Zigoni-Gonzalez fermato perché purtroppo era il quinto cambio e la manna ha avuto i crampi e bisognava cambiare la manna, quindi questo era il cambio. Siamo stati costretti a farlo, se non sarebbe entrato Pablo e avrebbe fatto gli ultimi 15 minuti più recupero e ci avrebbe dato una mano Pablo. Purtroppo non è stato possibile per via dell'infortunio di la manna ed è andata così, ecco. Però devo dire che anche oggi i cambi ci avevano dato una miglior brillantezza in un momento difficile della partita, dove giochiamo ogni 3 giorni da tanto tempo e quindi serviva cambiare 5 giocatori, l'abbiamo fatto, e poi purtroppo questo gol, ripeto, con l'assistente che segnala fuori gioco e viene convalidato, dà fastidio ovviamente, ecco. Sul primo gol, come mai sul primo palo non c'era nessuno? No, non è che non c'era nessuno, c'eravamo, solo che ha calciato forte, uno di loro l'ha spizzata davanti ai nostri e quindi ha messo fuori causa tutti i ragazzi e anche il portiere, quindi c'eravamo, se riguardate l'azione la squadra andava in quella direzione e sapevamo che calciavano in quel modo, però uno di loro è stato più abile di noi a spizzare la palla prima, ecco. È d'accordo nell'affermare che, a differenza delle precedenti partite, è venuto meno un pizzico di precisione nei passaggi e in fase difensiva, specie sui calci d'angolo? Sì, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, siamo stati meno precisi, potevamo essere più efficaci, però sui calci d'angolo e sulle punizioni laterali ne abbiamo avute oggettivamente molte e tante non siamo riusciti a concretizzarle, per poco, perché ce n'è state almeno 2 o 3 dove Bellic arriva a impattare la palla e la palla esce di poco, ce n'è stata una che addirittura Bellic va a impattare e probabilmente se non va lui c'era Zigoni che avrebbe potuto fare gol, e quindi è stato un momento di questo genere qua. Però anche oggi io credo che Buzzegoli le abbia cacciate bene e potevamo essere più cattivi sotto porta e concretizzarne, perché oggettivamente ne abbiamo avute molte, ecco. Grazie mille per il suo tempo, mister, le auguro una buona serata. Grazie a voi e buona serata.